Ragazzi, bentornati, anzi benvenuti su FC25. Comincia oggi ufficialmente la nostra carriera su FC25, carriera principale che ci porterà via gran parte della stagione. Comunque, siamo qua per presentare il nuovo allenatore, il nuovo tecnico di questa stagione. L'anno scorso l'abbiamo fatto con il maestro Andrea Pirlo alla guida del Derby County che tanto ci ha fatto vincere. Oggi cominciamo con il buon Carletto Ancelotti. Ma perché Ancelotti? Perché Ancelotti, cambiamo squadra con il mister e andiamo in Serie B, dove, per chi non lo sapesse, la carriera di Ancelotti è cominciata, perché quest'anno faremo la carriera su FC25 in Italia e con la Reggiana da Reggio Emilia. Squadra che ha dato la prima panchina ufficiale nel calcio professionistico al buon Carletto. E quindi si comincia da dove tutto è iniziato per il buon Carletto. Allora, impostazioni. Allora, mercato attivo. Osservazione sì, ovviamente. Programmi di allenamento sì. Difficoltà campione va bene. Disattivato. Aspettative medie, oneste. Poi 3 minuti, durata partita giovanile, famo 3 minuti pure qua perché altrimenti è un casino. Livello attuale per quanto riguarda le giovanili, e io vorrei provare la simulazione come esperienza a livello di difficoltà, diciamo, di slide per quanto riguarda le partite. Allenamento mettiamo sì, poi in caso se tolgono. Velocità di recupero predefinito. Livello di crescita normale normale. Allora, predefinito trattative, rigore trattative elastico. Osservazione sì, cerca giocatori sì. Velocità io qua metterei normale perché almeno lo rendiamo molto più realistico. Cambio di proprietà, valuta euro. Va bene. Signore e signori, siamo lieti di dare il benvenuto al nuovo allenatore. Salve mister. Salve mister. Allora, per quanto riguarda oggi sarà una puntata in cui vedremo gli obiettivi della società, vedremo la squadra, vedremo le giovanili, cercheremo di vedere un attimo un pochino di cose e vedremo anche gli imprevisti che ci accompagneranno in questa stagione. Poi, domani pomeriggio, venerdì pomeriggio, ci facciamo, se tutto dovesse funzionare per il meglio, ci facciamo la live su il canale Viola su Twitch. Trovate il link in descrizione dove cominceremo a fare mercato e poi inizieremo la nuova stagione. Allora, nuovo menu, abbiamo la tattica. Ok, gestione squadra, schemi squadra. Abrosa. Ok, andiamo a vedere i nostri ragazzi che ci accompagneranno in questo viaggio. Allora, io intanto mi abbasso, li vediamo anche in faccia. Allora, Bardi 73, 32 anni, Motta 19 anni, 60, Esposito. Quindi abbiamo tre portieri, di cui uno ovviamente salterà, che potrebbe essere Motta, diciamo. Quanti giocatori? Abbiamo 28 giocatori. Cavallini, Naonu 60, 20 anni, abbastanza giovani comunque, ma Sampirisi, grande leggenda del calcio italiano. Rozio, o Rozio, Meroni, Fontana Rosa, Bono, è nostro Fontana Rosa, in prestito da dove? No, dall'Inter. Si potrebbe riscattare, volendo, Fontana Rosa. Lucchesi, Fiamozzi, Libutti, attenzione. Cigarini, Luca Cigarini, che giocatore, ragazzi, che giocatore. Stulac. Stulac, vabbè, un anno in prestito possiamo tenerlo. Urso, il buon Oliver, Lorenzo Ignacchitti, in prestito anche lui. Cabasci. Ma
Reinhardt, Tobia. Portanova, questo è nostro, sì. Sersanti dalla Juventus, Antonio Vergara dal Napoli in prestito. Abbiamo un sacco di giocatori in prestito. Matteo Maggio, che è nostro, 22 anni. Pettinari, mamma mia, anche qua ragazzi si toccano delle vette su questa Reggiana. Gondo. Gondo è nostro? Ah, oh, hai capito, Cedric. Okonkwo. Comunque, non male, non male. Vido e Girma. Allora, abbiamo un po' di giocatori in prestito che per un anno si potrebbero anche tenere, poi si valuta se riscattarli o meno. Tipo Stulac, no, però tipo Fontana Rosa, sì. Quanto vale Fontana Rosa? 2,5. Con qualche eccezione magari si può provare a riscattare. Abbiamo un po' di giocatori in prestito, un po' di giocatori giovani da provare a far crescere, un po' di giocatori anzianotti che il loro penso che l'abbiano fatto, e altri da andare a vendere o comunque in prestito. Tipo Girma si può mandare in prestito. Tipo Cigarini, vabbè, Cigarini finirà appunto a fine stagione, quindi se può tenere, tipo li butti, se può da via. Insomma, dovremmo vedere anche tutte queste cose poi durante la live. E abbiamo Vivaio. Allora, squadra primavera. Allora, vediamo se c'è qualcuno di interessante. Enzo Sala, portiere 45. 16 anni, Henry, magari fosse 46, 17 anni, ma, 15 anni, 42, difensore centrale, Xu, che poi devo capire perché i cinesi a Reggio Emilia, ma vabbè, Zhu, altro China, 57, 17, ma non c'è quello buggatissimo delle giovanili, Colombo, 16 anni, buono. 53 e Martino, 14 anni, che sembra veramente uscito dall'asilo ieri. Quant'è? 1,50 m. Giuseppe, mannaggia peggio, che è un esterno perché ha i tiri che fanno cacare e la velocità invece è abbastanza buona. Su Colombo si può lavorare, potenziale 73-94. Su Zu, da valutare. Poi per il resto, ecco, Sala 70-94 potrebbe essere interessante. A mandare qualcuno in giro. Tanto soldi ne che ce l'abbiamo. Allora, Pagano. Il buon Pagano, lo mandamo. Dove lo mandiamo? C'è un posto esotico? No. Oceania. Ce l'abbiamo un posto esotico? Tipo a Tonga. No, Tonga mi sembra. Nuova Guinea. Vai, Noga. Vai, 3 mesi in Nuova Guinea. Perfetto. Poi, i ruoli. Tutti. Fino a 4 ruoli. A Tonga. Sì, a Tonga. Allora, Nuova Guinea, esterno. Esterno. Dai, un fantasista. Avanti. Allora, quanto budget abbiamo? Dove sta il budget? Ufficio? Cazzarola sta. Panoramica budget. Abbiamo 3 milioni. Quindi già Fontana Rosa. Allora, obiettivi di questa stagione. Abbiamo, mantieni l'aumento degli stipendi sotto al 15%. Ok. Una serie di vittorie di 5, quindi 5 vittorie consecutive in questa stagione. Fai giocare almeno il 30% di partite dalla stagione seguente da almeno un giocatore del vivaio. Va bene, questo si può fare. Ok, sono quelle di prima. Termina a metà classifica. L'obiettivo sarà ovviamente quello almeno di accedere ai playoff.
raggiunge gli ottavi di finale della Coppa Italia, che non faremo mai, non riusciremo mai a farlo, e basta. Ultima cosa prima di salutarci, poi vi ricordo domani pomeriggio in live, abbiamo quest'anno i nostri imprevisti che ritornano, ma adesso li andiamo a vedere insieme. Allora, abbiamo imprevisti partita, abbiamo no imprevisto, infortunio, turnover, quindi tre titolari che verranno sorteggiati, quelli saranno fissi, tutti gli altri otto cambieranno, credo in te, il giocatore con l'overall più basso titolare in quella partita, serata brava per due giocatori che salteranno il match, infortunio, no imprevisto, momento scommessa, quindi giocatore delle giovanili titolare, ovviamente se si può promuovere, scandalo social, sempre per due giocatori, ma questi riguardano tutti, che salteranno due partite, anzi tutto l'episodio, facciamo così, e il cambio ruolo, quindi il giocatore sorteggiato tra i titolari dovrà cambiare ruolo in quella partita, ma abbiamo anche gli imprevisti del mercato, perché mica si vanno a fare le trattative così, ma abbiamo anche gli imprevisti mercato. Quindi, tutto regolare, si compra il giocatore, si fa l'offerta, eccetera, eccetera. Visite non superate, quindi la trattativa salta. Ruolo più importante, quindi se lui ci dice turnover, gli diamo un ruolo in più, tutte queste belle cosine. Più stipendio, quindi dobbiamo dare più stipendio di quello che prende di solito. Di nuovo tutto regolare, visite non superate, ok. Più commissioni al momento della firma del contratto con l'agente, quindi più commissioni alla firma. Altro giocatore della stessa nazionalità, quindi dobbiamo andare a prendere un altro giocatore della stessa nazionalità del nostro acquisto. Tutto regolare, commissioni troppo elevate, quindi la trattativa salta perché la gente chiede troppe commissioni e quindi ciao trattativa. E poi più bonus, quindi si dà un aumento dei bonus, e queste sono i nostri imprevisti che andremo ovviamente a sorteggiare partita per partita o trattativa per trattativa. Sarà una stagione impegnativa. Ci andiamo a fare una partitella del vivaio? Torneo giovanile. Vai tornei. Vai. No, ma gioca subito. Vai. Inizia Martino, Sala. Modifica formazione che... No, ma c'è sta... Scusi. Cioè... Io volevo far giocare a Colombo. Lo famo giocare a Colombo. A posto de Xu. Vai. Ma non c'è la punta su... No. Senza attaccanti. Vai. Andiamo a giocare. È mia. Falcialo subito. Fra. Bravo. È nostra. Parti. Con calma. Oh, e però passala. Mamma mia che... Che lentezza, signori. Che... No, Sala, ma perché? Sala mio. Salame. Dai che gliela prendi. Hai fatto. Ma mannaggia a tutto, mannaggia. Ok, ci devo anche prendere la mano con la cosa della simulazione. Oh. Ma portamelo via l'uomo. Al portiere. Bravissimo. Oh, ha sbagliato. È nostra. Bravissimo. Via. Andiamo. Oh. Mamma mia che... Vabbè, ma scusa, ma io sto a giocare con i cinesi. Sto a giocare... Ma questi che ne sanno di come funziona il calcio? No. No, vabbè, ho capito. Ma mamma mia che portiere, ragazzi. Io posso capire che c'hai 45, fra, però guarda quest'altro.
Oh, ma azzeccamo un passaggio. Mamma mia, che roba tremenda, che roba tremenda. Allora, ci si può lavorare, eh. Ci si può lavorare su ste maledettissime giovanili, però. Santa, ma quale uomo partita, ma chi, ma cosa. Ragazzuoli, bene, è tutto per oggi. Noi ci vediamo domani in live. Vedremo tutte le varie cose, mercato, cominceremo la stagione, eccetera, eccetera, eccetera. Dopodiché, la live ve la ricarico io se riesco lunedì, altrimenti poi si vedrà. Bacioni, ciao.